Benvenuti, bentrovati. Oggi cominciamo questa nuova pillola in un modo assolutamente inusuale. Infatti, volevo porvi una domanda. Secondo voi, nella storia dell'arte, qual è stata la donna più ritratta? Sì, probabilmente molti di voi stanno pensando a Madonne, Maddalene e Sante, quindi è meglio che la riformulo. Secondo voi, nella storia dell'arte, qual è stata la donna più ritratta non connessa alle tematiche religiose? Bene, se non lo sapete ve lo dico io, il suo nome era Susy Solidor ed è la protagonista della nostra pillola. Il nome probabilmente non vi dice nulla perché non è famosissima, ma al tempo era una delle donne più famose di Parigi. E Parigi, questo ormai lo sapete, era il centro del mondo. Di che tempo stiamo parlando? I ruggentissimi anni 30. Quindi, rispetto alla pillola precedente, quella dedicata a Kiki de Montparnasse, facciamo un salto in avanti di circa una decina d'anni. Ma procediamo con ordine. Il suo vero nome era Suzanne Louis Marie Marion e nacque il 18 dicembre del 1900 a Saint-Sever-sur-Mer, in Francia. Sua madre, Louis Maria Delis Marion, e suo padre era sconosciuto. Proprio per questo motivo la madre sposa molto velocemente un altro uomo, Eugène Prudhen Rocher, e la nostra Susy diviene così Susy Rocher proprio perché l'uomo riconoscerà la bambina. Il cognome d'arte Solidor verrà acquisito dalla ragazza in seguito. Prima infatti abbandona la sua casa a 17 anni. Vi ricordo che Saint-Servan-sur-Mer oggi non esiste ed è in realtà la città di Saint-Malo, o meglio esiste e viene chiamata Saint-Malo. Come vi dicevo, la ragazza abbandona la sua casa a 17 anni per andare a guidare un'ambulanza come volontaria durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo la fine della guerra decise di trasferirsi a Parigi e lì assunse il nome d'arte di Susy Solidor, in riferimento al piccolo distretto da cui proveniva. Esattamente il distretto di Solidor. Appena giunta nella capitale francese incontra la famosissima antiquaria Yvonne de Bremondard. Entrambe sono apertamente bisessuali, entrambe hanno uno stile accattivante e formano quindi una coppia molto armoniosa. Susy è alta, androgina, ha il caschetto biondo e un look molto maschile, che raramente alterna ad uno stile iperfemminile e sensuale. Insomma, la Solidor era una seduttrice. Dopo 11 anni la loro relazione finisce e Susy sarà la prima donna ad aprire un cabaret notturno nella città di Parigi. Il cabaret si chiama La Vie Parisienne e divenne in pochissimo tempo il luogo di ritrovo di uomini di affari, artisti e omosessuali. Susy Solidor si esibiva cantando e ammaliando sia gli uomini che le donne. Fu qui che giunse all'apogeo anche la sua fama di modella per artisti. A differenza delle altre muse che venivano cercate e corteggiate dagli artisti stessi, qui è la nostra Susy che chiede di essere ritratta in modo che le opere delle quali era protagonista potessero abitare le pareti del suo locale, così da rinforzare l'impatto visivo quando si esibiva. Infatti la Solidor è stata una celeberrima e bravissima cantante. Il suo obiettivo era proprio quello di divenire la donna più ritratta della storia dell'arte, obiettivo assolutamente raggiunto. Gli avventori della Vie Parisienne erano inebriati ed estasiati dalla sua immagine sovraesposta. Lei era la cantante sfacciata di canzoni che professavano l'amore tra donne, lei era la seduttrice, lei era l'amante, lei era la musa che stava nelle opere appese sulle pareti. Lei era la Vie Parisienne e la gente amava guardarla perché lei dava l'illusione a tutti di essere di tutti, quando in fondo, in tutta la sua vita, appartenne solo a se stessa. Ma chi ritrasse questa donna meravigliosamente diva? Ne citiamo alcuni: Kees van Dougen, Man Ray, Picabia, Moise Kingsley, Jean Cocteau, Francis Bacon, ma soprattutto il suo ritratto più celebre è quello di Tamara de Lempicka. Una piccola curiosità legata a questo quadro è il racconto di come avvenne appunto la richiesta che la Solidor fece alla Lempicka. Quando Susy incontrò Tamara, siamo nei primi anni 30 del Novecento, è lei che appunto chiede all'artista di essere ritratta, questa pratica consueta, come vi dicevo.
Tamara accetta ad una sola condizione, quella che il ritratto fosse un nudo. Solidore era assolutamente d'accordo e il dipinto fu terminato nel 1933. Le due, in questi anni, ebbero una breve relazione. La Solidor non fu solo una prodigiosa cantante, ma sono rilevanti anche le sue partecipazioni ad alcuni film. Vi cito su tutti La Garçon di Jean Delimour, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Marguerite, che ci racconta proprio un amore sapfico. Durante l'occupazione la Solidor riuscì a cavarsela, si piegò ai nazisti che le permisero di mantenere aperto il suo nightclub con piccole strategie, tipo tradurre le canzoni tedesche molto celebri in francese. Questo patto però le costò caro e alla fine della guerra venne accusata di collaborazionismo e fu costretta a lasciare il suo paese. Su questo periodo abbiamo opinioni contrastanti. Ad oggi pare infatti che la Solidor usasse le confidenze dei tedeschi ubriachi che si trovavano appunto nel suo locale per aiutare la resistenza. Pare anche che abbia aiutato alcuni ebrei a fuggire. Esiliata dalla Francia, la cantante si trasferì negli Stati Uniti, si portò dietro i suoi quadri preferiti e anche lì cantò. Nel 1960 le fu concesso il rientro in patria e si stabilì nel sud, a Haute-Cagnée, dove aprì un altro piccolo cabaret. Aveva reinventato la sua immagine e si presentava come l'ammiraglio, vestendosi con un uniforme da uomo. In quegli anni però iniziò il suo declino, non dissimile a quello di tante altre cantanti, attrici e ballerini che di gloria vissero negli anni dalla Belle Époque in poi e poi ad un certo punto decaddero. In quegli anni appunto iniziò ad abusare d'alcol, ad aumentare di peso e a perdere tutto il fascino. Non sentendosi più desiderata, come era accaduto per tutta la sua vita a Parigi, decide di ritirarsi a vita privata. Muore nel marzo del 1983, dimenticata da tutti. Prima di morire, però, la Solidor fece una cosa meravigliosa. Torniamo indietro di qualche anno, siamo nel 1973 e la nostra bella cantante dona alla città di Cagnes-sur-Mer la totale proprietà di 40 dei suoi ritratti. I 40 più celebri, una vera donazione, un riconoscimento alla città per il calore e l'accoglienza che le è stata dedicata. La mostra permanente è allestita all'interno dello Château Musée Grimaldi, proprio a Cagnes-sur-Mer, nell'antico salotto della Marchesa, ambiente al quale la Solidor era profondamente legata. Le opere, per volontà di Susi, non dovranno mai essere separate e l'esposizione sarà pubblica e permanente. Il 7 agosto del 1979 la collezione si impreziosirà con una seconda donazione di 6 dipinti. Con questo io concludo. Abbiamo parlato di Marchesa e proprio un'altra Marchesa sarà la protagonista della prossima pillola, la Marchesa Luisa Casati, donna eccentrica che ha ispirato numerosi artisti. Vi invito quindi alla prossima puntata, anche questa molto interessante nel racconto di una vita meravigliosa e sicuramente ricca di eccessi e sopra le righe. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sulle attività del canale, mettere mi piace, condividerlo con i vostri amici, iscrivermi per consigli, suggerimenti e suggestioni. Alla prossima, ciao!